caso specifico vorremmo enfatizzare che il miglior modo per rafforzare le aziende è avere una base di persone, di personale formata e logicamente al passo con i tempi. No? E questo è un po' il messaggio della giornata di oggi, in cui entrando soci in ITS vogliamo enfatizzare che l'unico modo, il miglior modo per rafforzare le aziende è creare i presupposti perché ci sia una formazione del nostro personale al top. Noi, essendo un'azienda che principalmente siamo basati sull'aspetto dell'energia, quindi ci sarà una richiesta di una formazione sull'aspetto energetico, sia delle fonti da fonti rinnovabili che non, e quindi per noi è fondamentale avere più formazione, più indirizzo in questo settore. Stiamo vivendo una grande transizione economica che noi vogliamo che sia il più possibile digitale e anche green. L'ITS è la risposta più adeguata per favorire le nuove competenze ai nostri studenti che dopo il diploma si possono rafforzare in un percorso di 2 anni su corsi coprogettati da grandi aziende come Pramac, che oggi salutiamo con il suo ingresso in ITS, un ITS sempre più forte grazie anche alla presenza di aziende come questa di livello mondiale ed europeo, con un presidente che ha avuto la lungimiranza di credere fin da subito, da anni, in ITS, sia come presidente di industria di prima che come imprenditore dopo. Quindi rafforziamo questa scuola in questo territorio per dare risposte adeguate ai ragazzi che al 90% troveranno certa occupazione in settori dinamici, innovativi, quali quelli che Pramac rappresenta. La formazione specializzante nasce in Germania, l'ITS nascono in Germania e sono molto più avanti dell'Italia. Devo dire che negli ultimi anni sta crescendo anche da noi, anche la recente finanziaria, il governo Draghi ha messo tra i primi punti l'obiettivo di rafforzare il sistema ITS investendo ben 1,5 miliardi. Anche in Toscana sono previsti aumenti dei finanziamenti e quindi aumenti dei corsi e risposte sempre più adeguate in questo ambito, perché si cresce da tutti i punti di vista in questo paese nonostante la pandemia, ma il mondo della scuola è uno dei pochi mondi che è rimasto un po', diciamo, datato. L'ITS rappresentano quell'elemento di innovazione e di emancipazione rispetto a una domanda del lavoro che non può più non incrociare la formazione effettiva dei nostri studenti. L'Academy è una società partecipata al 100% ITS che si occuperà della transizione occupazionale, si occuperà di chi ha già un lavoro. A partire dai nostri soci offriremo, diciamo, formazione a chi ha già un lavoro, perché la competitività delle aziende si basa non tanto e non solo sulle nuove assunzioni, diciamo, che incrocino le nuove competenze, ma anche la capacità delle aziende stesse di dare nuova formazione, che è un concetto sempre più dinamico e da tenere sotto osservazione continua, e quindi offriremo formazione a chi ha già un posto di lavoro.